Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo tornati con una nuovissima live reaction. Oggi non di una partita, ma siamo con la live reaction dei sorteggi di Europa League, dato che c'è la Roma. Ovviamente prima deve passare e poi comunque possiamo prendere una squadra. Dobbiamo prima passare con il Siviglia, botta secca. Anche l'Inter dovrà battere il Getafe prima. Sono le uniche due partite che non si sono giocate l'andata e quindi si giocherà a botta secca in uno stadio neutro. Possiamo prendere la vincitrice tra Manchester United e l'Ask Linz, che penso sia il Manchester United, dato che ha vinto 5-0 all'andata, e Eintracht Francoforte e Basilea, che ha vinto il Basilea 3-0, Basaksehir, Copenaghen, Wolfsburg e Shakhtar, Rangers e Leverkusen e Olympiakos Wolves. Qui in alto a destra nelle schede, ragazzi, vi lascio il post sorteggi di Europa League che ha fatto Zefotto sul secondo canale, passate anche lì. Entrate nel canale Telegram che abbiamo lasciato qui sotto in descrizione, entrate tutti che lì vi aggiorneremo sui video che usciranno, tutti i video che usciranno, le live che faremo, su tutto Instagram e il secondo canale. Quindi direi di iniziare subito con i sorteggi, speriamo bene. Comunque dobbiamo ancora passare, quindi speriamo bene perché speriamo che capiti una squadra abbordabile, però comunque sempre dobbiamo passare col Siviglia, quindi dai, ok, dopo un'attesa incredibile, si inizia, facciamo un pronostico sia per Roma che per l'Inter, se dovessero passare ovviamente. Allora, per Roma o Siviglia direi o Wolfsburg o Shakhtar, così, e invece per o Inter o Getafe direi o Olympiacos o Wolves. Bisogna vedere chi passa, sia o Inter o Getafe o Roma o Siviglia. Prima squadra, tanto ormai so. Non conta andata e ritorno in casa o fuori. C'ho paura. Wolfsburg o Shakhtar? Guardate, ma esce subito a Roma, guarda. Eintracht o Basilea? Eintracht o Basilea, perfetto. Il mio pronostico sulla Roma è bocciato subito. Vabbè, dai. Vabbè, guarda, cioè, sono contento perché comunque Wolfsburg e Shakhtar non erano avversarie proprio facilissime. Quindi va bene. Lask o United, te prego, no. Te prego, Lask tanto è già cioè, lo United è già passato, ha vinto 5-0. Te prego. No, Roma, no, la 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 Roma, per favore. No, la Roma. Non la Roma, Basaksehir o Copenaghen. Questa si è torta e non è un bene perché. Non è un bene per niente. Non è un bene per niente perché Basaksehir o Copenaghen le volevo come avversari. Le volevo come avversari, però se siamo torti o United, va bene. Inter o Getafe. Inter o Getafe. Contro. Te immagini che a Roma me ne vado? No, qua a Roma no, per favore. Rangers o Leverkusen per l'Inter o per il Getafe. La Roma contro una tra Wolves e Olympiacos. Madonna, una tra Wolves e Olympiacos. Poteva andare meglio, però alla fine, meglio dello United sicuro. Meglio dello United sicuro, però il Wolverhampton è bello forte, eh. Dovrebbe passare l'Olimpia, questa è una partita un po' più abbordabile. Eccolo qui il tabellone, eccolo qui. Quindi la Roma o Wolverhampton Olimpia, questo punto, o Roma o Siviglia. E l'Inter prende o Bayer Leverkusen o Rangers, ovviamente sempre o Inter o Getafe. E la Roma in semifinale, se dovesse battere il Siviglia e poi una tra Wolves e Olympiacos, beccherebbe o il Manchester United o Copenaghen e Basaksehir. Quindi, vabbè, comunque lo United contro Copenaghen e Basaksehir dovrebbe vincere abbastanza facilmente. Quindi, al 99%, se dovesse passare la Roma, beccherebbe lo United in semifinale. Quindi, non è una grandissima cosa, sinceramente, cioè poteva andare sicuramente molto meglio. Allora, in finale la finale potrebbe essere anche Roma-Inter. Potrebbe essere anche Roma-Inter perché sono in due tabelloni diversi, quindi potremmo beccare anche l'Inter in finale. Vabbè, sicuramente poteva andare a me, cioè in semifinale non ci è andata benissimo.
Però secondo me neanche ai quarti ci è andata bene, perché oltre l'Olimpia forse che è fattibile, ma il Wolverhampton è veramente una bella squadra, quindi avrebbe preferito un Copenaghen Basaksehir sicuramente. Però vabbè, comunque, questo sorteggio è finito, vi lascio in alto a destra nelle schede, vi lascio il post sorteggi di Europa League, la reazione di Zefotto, ve lo lascio qui in alto a destra, o se no andate nel secondo canale che trovate nel primo commento. Quindi tantissimi like, ci vediamo un prossimo video, sempre Forza Roma.